10.349.000 euro, l'importo che va a tariffa, diciamo così. Il più basso è che deriva da due azioni, una interna all'azienda di ottimizzazione e riduzione dei costi, in un momento peraltro difficile dove abbiamo l'incremento dei costi di carburante e di tutte le altre spese che le aziende, le società partecipate come i comuni hanno in questo momento. Nonostante questo, in un momento in cui aumenta tutto, si riduce la Tari, che a fianco di questa azione abbiamo fatto una scelta importante come amministrazione di mettere a disposizione risorse ulteriori nostre per abbattere la pressione della Tari e consentire di dare un segnale importante, quindi 1 milione di euro di abbattimento della Tari, che ovviamente consentirà a tutti i cittadini di avere un beneficio ed è l'unica bolletta che si ridurrà di fatto in questo momento storico, anche perché c'è una gestione, la nostra, di una società che è appena partita, quindi potrà solo migliorare, al servizio dei cittadini e non della politica, che sappiamo che altrove la gestione politica determina un incremento delle bollette esponenziale perché la politica carica i propri costi sui cittadini. Ci sarà una riduzione media comunque in questo momento storico importante, insomma, anche senza toni trionfalistici, perché parliamo di una media del 5-6% per le utenze domestiche per le utenze non domestiche siamo riusciti a mantenere lo stesso livello dello scorso anno, dove c'era già stata una riduzione importante con il fondone Covid, quindi anche questo risultato significativo, anche qui con una leggera riduzione che comunque darà respiro. Attraverso il meccanismo delle agevolazioni, al di sopra della media di riduzione generale, ci sarà una riduzione importante per i cittadini delle frazioni interessate dal sistema delle ecoisole, ed è soprattutto un riconoscimento nei confronti di queste comunità che comunque hanno consentito con la spinta delle ecoisole di superare il 72% di raccolta differenziata, un risultato straordinario e quindi anche un segnale che consente di proseguire in questa direzione della tariffa puntuale, della riduzione della protezione del rifiuto, che a lungo termine, nel momento in cui la TEAM entrerà a regime, diventerà chiaramente il punto di forza di un'azienda che già è un riferimento dell'intera provincia e è competitiva anche a livello regionale. E c'è stata anche una riduzione dei costi fissi di TEAM. Noi abbiamo imposto una riduzione dei costi fissi perché assolutamente un'azienda deve essere gestita bene, non può scaricare sui cittadini i costi appunto strutturali, perché per troppo tempo, come altrove sta succedendo, lo ripeto, la politica fa pagare le sue scelte ai cittadini.